Buongiorno, oggi è mercoledì. Dai, un chiacchierone. Dai, giusto, è giù. Dicevo, buongiorno, oggi è mercoledì. Stamattina mi sono alzata un'ora più decente, ovvero alle 6:30. Solo che sono già le 7:30, passata un'ora in 5 minuti, cioè, non è possibile questa cosa. Per me sono passati solo 5 minuti. Oggi lavoro da quelli delle persiane, vorrei andarci mentre Francesco dorme, quindi per massimo le 9 vorrei andare via. Che combinate? No! Mi ha accappottato il vaso con le rose. Morgana! Ma che gli è preso? Ah, è lì che annusa il cadavere. Vabbè, comunque mi attivo. Ma che stai combinando? Scusate, eh. No, mi attivo a mangiare le cose di plastica, non mi capisco perché le trovano così interessanti stamattina. Vabbè, comunque. Mi attivo, sistemo un po' la casa e andiamo al lavoro. Mamma, sto cercando di mangiarle. Ma che ti è preso? Poi sono lì da 2 mesi almeno quelle rose, non le ha mai neanche annusate. Che gli ho preso stamattina? Non lo so. Comunque sto adorando questo lenzuolo copridivano, che non ci rimangono i peli attaccati, ma neanche uno. Che bello! È una magia questa per me. Cioè, tutti i giorni passavo almeno 10 minuti a spelare il divano. E adesso non c'è neanche un pelo questo copridivano. Che bello acquisto che ho fatto, sono troppo contenta. E infatti ne ho già messo uno identico a questo nel carrello per il prossimo ordine. Io sempre il carrello esce in pieno in realtà. Così, quando vedo qualcosa che mi piace, lo metto nel carrello, poi. Al momento dell'acquisto ovviamente devo fare una cernita perché potrei arrivare a cifre veramente alte. Tra l'altro, ieri ho aperto quell'altro lenzuolo che durante l'haul non ho aperto, ho lasciato nel pacchetto. Quello con quella specie di rombi che tra l'altro non sono bianchi ma sono giallini. Questa cosa non mi piace molto, ma vabbè, quello rimane il meno preferito dei tre. Però aprendolo ci ho trovato anche due federe dentro, il che non mi dispiace, voglio dire, due federe fanno sempre comodo, anche perché Marco dorme con tre cuscini, quindi due federe in più ci vogliono sempre per lui. Io comunque ho smontato il letto e ora devo portare tutta la roba di là. Ah, cioè Olaf mi sta rovinando tutte le gambe del divano, eh sì, del divano, buonanotte, del tavolo. Cioè, l'unico dei quattro gatti che si fa le unghie alle gambe del tavolo. Gli altri le fanno tutti sul tappeto. Lui sta veramente rovinando tutte le gambe del tavolo. Io, se mai riuscirò a cambiare tavolo, devo ricordarmi di prenderlo con le gambe di metallo. Guardate come le sta conciando. Ok, sono 8:15, ho riordinato la casa, ho fatto le cose basilari. E ora faccio colazione e se riesco do almeno una spolverata prima di uscire. Vediamo quanto ci metto a mangiare perché come sapete sono lenta. Quindi colazione, latte e biscotti. Ok, aspettate un attimo, che guardo quanti gradi ci sono perché non so quanto coprirmi. 13 gradi, secondo me il giubbino è meglio se lo metto. Anche perché vado in bicicletta. Ok, mi sento un po' impedita nei movimenti perché la felpa sotto è bella abbondante, il giubbino è stretto, quindi mi sento veramente Robocop, ma vabbè, andiamo. Aspettate le chiavi. Che sono? Ok, ci sono. Andiamo. No, no, aspettate.
Non ho messo il bigliettino, anzi, devo usarlo adesso nel lavoro. Ok, fatto, ora possiamo andare. E sono arrivata, ho già iniziato, sto spolverando. Oggi faccio il dentro, visto che l'altra volta ho fatto fuori. Allora, io qui avrei fatto. Ora, ho sentito la proprietaria di casa al telefono e mi diceva che per Pasqua vengono, se la prossima volta posso venire di venerdì. Ora, lì per lì pensavo questo venerdì, ma forse il prossimo. Guardo un attimo il calendario, dunque oggi è... No, è possibile. Questo venerdì, per forza. Pasqua? Quando è Pasqua? Ah, no, ok, allora venerdì prossimo, non questo. Meno male. E questo venerdì Marco è di mattina, quindi io dal signore al quinto piano ci vado il pomeriggio, insomma, dopo pranzo. E poi sarei dovuta venire anche qua, con il rischio di non finire in tempo prima che loro arrivino, perché arrivano proprio venerdì nel pomeriggio. Quindi ero qui che pensavo che cavolo poter fare, ma meglio così, venerdì prossimo, non questo. Comunque, vado a casa. Oh, rieccomi a casa. Che bello, ciao Lola, sì. C'è una bellissima giornata oggi, che è il primo giorno di primavera. Che bello. Ufficialmente è arrivata la primavera. Comunque, basta! No, no. Basta, state buoni buoni qui, bravi, belli e buoni. Oh. Dicevo, ufficialmente è primavera oggi, che bello. Ora sono molto indecisa se mettermi a pulire. Prima ho spolverato, quindi passo aspirapolvere, l'autoserra. Ah, io ho proprio questa testa. No, non mi faccio leggere. Basta, vi prego. No, sta arrivando anche Olaf. Oh, Dio mio. No, mi mordicchia il collo, mi fa il solletico. Comunque, dicevo, sono indecisa tra, appunto, mettermi a pulire o andare alla posta a fare il reso, che è già 3 giorni che rimando. Però a quest'ora è rischioso andare alla posta. Cioè, rischio di trovarci il mondo. Quindi mi sa che rimando di un altro giorno, ci vado domani. Quindi, caffè e poi finiamo di pulire. Ho finito di pulire, ho lavato il pavimento, anche perché stamattina ho trovato 2 piccole, insomma neanche tanto piccole, vomitate qui in salotto. Che vabbè, ho tolto subito stamattina, però necessitava un lavaggio ulteriore. Accendo un incenso. Tra un pochino poi chiudo tutte le finestre. Allora, prima di pranzare andrò a fare la doccia. Ok, doccia fatta, che bello. Ora ma stai buona un attimo. Ora aspetto che arriva Marco dal lavoro, portiamo giù i cani e poi mangio. Mentre aspetto inizio a prepararmi il pranzo, vorrei farmi le uova al pomodoro. E Francesco non ha ancora fame, quindi attendiamo. Ok, uova in cottura. Ok, metto le scarpe, vado giù con i cani che Marco sta arrivando. Tu hai già capito, eh? Sì.
se mi fai mettere le scarpe magari. Ahia, mi tirate i capelli. Allora, mi sono un pochino truccata, solito trucco che faccio sempre, a parte che ho cambiato eyeliner, invece di usare quello in penna, ho provato a usare questo eyeliner in crema che avevo nel cassetto inutilizzato, ora capisco perché era inutilizzato. Praticamente non è stata affatto semplice l'applicazione, non scrive un cavolo, quindi l'ho dovuto mettere abbondantemente, diciamo. E poi non si asciuga, cioè adesso se io facessi così mi spiattellerei tutto il nero e non va bene, cioè dovrebbe asciugarsi a una certa, e invece rimane sempre cremoso, quindi penso che lo butterò direttamente. Comunque devo sistemare un attimo la cucina e poi vado da Franci che guardiamo One Piece. Recentemente ho addocchiato un po' di mobiletti che vorrei tanto prendere. Nei miei sogni a occhi aperti io mi sbizzarrisco. Praticamente su questo sito dove ho preso le scrivanie e il divano ho visto un mobiletto troppo carino, bianco e nero, che secondo me starebbe molto bene qua al posto di questo cassettone qua. Mobiletto più stretto e più alto, con due sportelli e tre cassettini, molto molto carino, bianco e nero. E mi piacerebbe cambiare anche questi qui, prendere un mobiletto che ho visto sempre sul sito dove ho preso le scrivanie, molto carino, bianco e nero anche quello. Tra l'altro sono della stessa marca delle scrivanie, questi mobiletti che ho visto, e anche perché questi cassettoni sono cassettoni da cameretta, erano pezzi della cameretta di Francesco, che nella casa dove stavamo prima, che era molto più piccola, però la sua camera era più grande, molto più grande rispetto a quella che ha qui adesso, quindi questi cassettoni erano in camera sua, presi insieme alla struttura del letto, tutto della linea stuva che adesso ha cambiato nome, però quando l'abbiamo presa noi si chiamava stuva. E appunto sono cassettoni da cameretta che poi non li trovo un malaccio alla fine da tenere qui, però mi piacerebbe poterli cambiare, e quindi ho visto questi mobiletti troppo carini. Poi ho anche visto uno scaffale che vorrei mettere al posto di quello lì fatto di stoffa e ferretti, insomma. Molto precario, però vabbè, nel senso non mi dispiace come soluzione provvisoria, ovviamente, però contavo prima o poi di prendere un mobiletto con 9 cubi praticamente, molto carino, secondo me ci starebbe bene lì. Ogni tanto sogno ad occhi aperti e cambio i mobili in casa. Comunque, dopo questo vaneggiamento io vado di là da Franci. Stavo per andare di là e ho notato quanto stia già sbavando questo eyeliner. L'ho messo da 15 minuti. Provo a passarci sopra il mio solito eyeliner per vedere di salvare un po' la situazione. Ok, adesso provo a mettermi comodo su questa sedia. E ci facciamo un po' di meditazione. Ho montato e caricato il video per domani. Adesso sono le 7:20. Arrivo aceto, qualcuno arriva sempre. Andrò a struccarmi, mettere il pigiama e poi inizierò a preparare la cena. Pensavo di farmi stasera il riso, venere con i ceci. Tra l'altro era buonissimo. L'altra sera che appunto ho mangiato il riso venere, visivamente non era molto invitante, anzi sembrava una vomitata, però in realtà era veramente buono.
pronti per cucinare. Allora, io direi che uso tutto il barattolo di ceci, però metà di quello si faccio un po' una cremina. E di riso ci metto poco. Ok, metà interi, metà frullati. Ok, per ora ho preparato la base, diciamo, per il risotto, poi dopo lo faccio. Allora, quando finiscono di guardare con pistola, chiedo a Francesco cosa vuole mangiare, anche se immagino penne, panna e prosciutto. Devo un attimo anche regolarmi per la puntura, perché interrompere mentre, soprattutto mentre sta mangiando lui, interromperlo per fargli la puntura non è proprio il massimo, quindi di solito gli chiedo di mangiare prima o dopo la puntura. Come sospettavo e immaginavo, Francesco ha voluto le 3P, pasta, panna e prosciutto, però vuole mangiare dopo la puntura, quindi intanto preparo il spiettino. Ho aggiunto il riso, ho messo solo 70 grammi. Ecco qua, riso venere con i ceci. Sembra una sbobba, ma è buono. Salve. Buonasera. Comunque, io anche per oggi vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.